Salvo Giuffrida, buonasera, Peccato della Repubblica. Mister, il campo del Fondi è un campo, un terreno un po' particolare, se ce lo illustra, e poi quali sono le preoccupazioni anche per le condizioni meteo di un'eventuale partita sotto zero? Ultimamente qua noi ci siamo abituati a lavorare sotto zero, sotto la pioggia, addirittura sotto la neve. Ci sono stati giorni che abbiamo trovato i campi gelati, quindi è un campo difficile dove è un campo misto tra erba, è 70% erba e 30% sintetico, quindi un campo un po' particolare, io lo conosco per averci disputato una finale nazionale playoff. E quindi ritengo che un campo un po' anche le dimensioni sono al limite mi sembra, di quello che è del regolamento, però un buon campo dove si può giocare da partita di calcio, quindi sicuramente troveremo un terreno regolare. Mi auguro che non ci sia brutto tempo in modo da poter disputare la gara nelle migliori condizioni possibili. Fermo restando che per noi questo non deve essere un alibi fare scuse per il fatto del campo. E per quanto riguarda i nuovi, magari c'è qualcuno, c'è stato questo periodo di fermo, nel periodo che ci sono state le vacanze, quindi naturalmente come tutti manca la partita di circa 20 giorni, quindi man mano come squadra dovevamo trovarsi a giocare, anche se giocato fase alterno, lo stesso discorso riguarda Ivano Valdanzello, quindi penso che sono nelle condizioni di poter fare parte alla partita. Marchese? Marchese si allenava con me 2 mesi, quindi sappiamo meno male, anche se non faceva tutto, poi diciamo che è da tanto tempo che non fa una partita ufficiale, però dal punto di vista fisico penso che può reggere benissimo la